Allora, il gruppo di lavoro sul bilancio ieri ha aperto una discussione molto ampia e articolata sul problema del patto di stabilità, cioè sui vincoli imposti sul bilancio degli enti locali e che oggi impongono un avanzo di bilancio, quindi dei soldi che rimangono nelle casse dei comuni, in favore di un risanamento del debito pubblico nazionale che ricade quindi anche sui territori. È un'autonomia quindi finanziaria degli enti locali fortemente compromessa che impedisce di attuare politiche ed interventi anche di emergenza di cui i territori avrebbero necessità. Il tavolo di lavoro è arrivato quindi ad elaborare delle proposte abbastanza concrete, articolate su un breve termine, un medio termine e un lungo termine. A breve termine, proponiamo il lancio di una campagna nazionale su una disobbedienza al patto di stabilità, collegata però all'obbedienza di altre norme, norme collegate alla sicurezza dei territori e alla sicurezza delle scuole. Abbiamo quindi pensato di partire con una proposta focalizzata su questi interventi, quindi bisogna obbedire alle norme che impongono il risanamento dei territori, la messa in sicurezza, così come la sistemazione delle scuole e quindi in virtù di queste norme disobbedire alle regole del patto di stabilità. Fare una campagna nazionale significa non lasciare i sindaci da soli rispetto alla responsabilità di sforare il patto, ma creare una rete unita, quindi tanti sindaci che insieme pongono questa questione, questo problema e quindi la necessità di intervenire, anche diciamo sulla scorta e sull'esempio di quanto avvenuto in Sardegna, quindi un sindaco non è potuto intervenire per rispettare il vincolo del patto di stabilità. Sul breve termine approfondire tutte quelle che sono pratiche di disobbedienza, il caso Napoli, così come pratiche di disobbedienza elaborate in Francia dal Partito de Gauche, quindi per capire come poter rendere operativa l'azione dei sindaci nei territori per intervenire soprattutto sulle emergenze. Nel lungo termine partire con un percorso di formazione. Formazione sia rivolta alla rete ma sia diciamo, esterna, rivolta ad una cittadinanza che non ha disponibilità di mezzi e di strumenti per comprendere la complessità dei bilanci. È importante che sulle risorse pubbliche ci sia più trasparenza, più partecipazione e che anche in virtù di risorse sempre più scarse ci sia la possibilità di partecipare, di poter incidere e decidere insieme anche con i cittadini come utilizzare queste risorse. In più la Costituzione, la promozione della Costituzione di audit dei bilanci per appunto attivare questi percorsi partecipativi sia nella costruzione dei bilanci sia poi nella distribuzione delle risorse nei territori.